Quest'oggi siamo ospiti di REM Sistemi, che ci permette di festeggiare insieme a loro i 30 anni di storia, e lo facciamo ovviamente in un contesto veramente particolare, ma soprattutto i temi che sono stati trattati quest'oggi ci permettono di rappresentare anche un nostro contributo a quello che è la conservazione del patrimonio culturale e soprattutto la divulgazione del patrimonio culturale. E ci piace ricordare un esempio, ci piace ricordare un progetto al quale abbiamo partecipato, e cioè in un contesto estremamente particolare, che è quello della Biblioteca Apostolica Vaticana. La stessa diversi anni fa ha avviato un progetto di totale digitalizzazione dei manoscritti che va a custodire all'interno dei propri locali. Parliamo di circa 160.000 manoscritti, ma è un ambiente dove sono presenti anche più di 1.600.000 volumi stampati antichi e moderni, oltre a monete e a medaglie e chiaramente a tanti altri documenti storici di importante valore. Abbiamo partecipato come Panduit a questo progetto soprattutto nella realizzazione di un secondo data center all'interno della Città del Vaticano, all'interno del Palazzo Apostolico, ove chiaramente vengono custoditi sotto forma digitale quelle che sono informazioni e quindi documentazioni che poi diventano fruibili ad utilizzatori che attraverso applicazioni web hanno la possibilità di poter, diciamo, virtualmente consultare proprio questi manoscritti. È un'attività che abbiamo avviato diversi anni fa, dapprima fornendo una prima parte di infrastruttura fisica di collegamento, dopodiché nel secondo data center abbiamo completato questo progetto fornendo anche tutta quella che è l'infrastruttura di contenimento energetico, la parte di cabinet che vanno a loro volta a custodire le apparecchiature necessarie per questo tipo di digitalizzazione, e soprattutto poi un sistema di monitoraggio che permette alla stessa Biblioteca Vaticana di poter mantenere sotto controllo gli asset, così come gli aspetti termici, quindi ambientali, e gli aspetti, diciamo, energetici. Non c'è crescita, non c'è innovazione se innanzitutto non si accettano le sfide che il cambiamento ci offre. Ovviamente nel momento nel quale decidiamo di cambiare, lo facciamo perché vogliamo migliorare uno stato in essere, asset e soprattutto operazioni. Il cambiamento ovviamente è nel DNA dell'uomo. Se solo facciamo un salto all'indietro, rivolgendoci magari al periodo della rivoluzione industriale, ad esempio sotto l'aspetto tecnologico, e quindi innovazione dal punto di vista tecnologico, veniva fatta sulle macchine. Le macchine che venivano progettate e realizzate per poter alleviare le fatiche fisiche dell'uomo. Oggi la macchina è a fianco all'uomo, ne estende le capacità cognitive. Questo perché ha la possibilità oggi di raccogliere delle informazioni, di elaborarle e di condividere in maniera diversa rispetto al passato. In Panduit l'innovazione la si fa assolutamente sotto l'aspetto tecnologico, ma lo si fa sia sotto l'aspetto operativo e organizzativo. Sono tre fattori estremamente importanti che devono avere tra di loro una adeguata correlazione. Un esempio può essere ad esempio il fatto che negli ultimi 12 mesi abbiamo completato un processo interno che ci ha permesso di vederci focalizzati per business unit, rivolgendoci in maniera più mirata a quelle che poi sono le esigenze che il mercato e che la clientela ci va ad offrire nel contesto nel settore enterprise e nel settore del data center. Tecnologia, innovazione, scambio e cooperazione sono, come abbiamo detto in precedenza, quei temi che sono stati scelti quest'oggi per poter celebrare i famosi 30 anni di VEM. E sono assolutamente temi che rientrano nel DNA di Panduit nel momento nel quale andiamo a costruire quella infrastruttura fisica unificata, cioè quella piattaforma di comunicazione alla quale sono collegate le diverse apparecchiature che poi abilitano funzioni quali computing, quali storage, quali diciamo networking. I vantaggi che andiamo ad offrire ai nostri clienti, ancora una volta attraverso i nostri partner specializzati, sono quelli di aver costruito un diretto collegamento tra questa componente IT con quella che è la componente di facility, e che si traducono poi in forti benefici nel ritorno dell'investimento e nel pieno controllo di quelle che sono le apparecchiature e i servizi che vengono offerti all'interno di ambienti specializzati come quello del data center.